Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio di Cucina col Pazzo. Oggi faremo un secondo, i peperoni ripieni. Allora, ecco gli ingredienti: carne, una patata e mezzo lessa, mortadella, cotto, prezzemolo, aglio, peporino, bieta lessata, uova, formaggio, peperoni, sale, noce moscata, pepe, passata di pomodoro. Qua iniziamo a fare i peperoni. Prima cosa le puliamo per bene, levandogli il bianco qui dentro che gli fa male amaro. Puliamo per bene. E le andiamo a passare sotto l'acqua. Ecco, abbiamo lavato i peperoni, ora iniziamo a fare il pieno. Ci uniamo le patate. Come mai a balla non mi ci porti mai poker face? La carne. Prezzemolo. Aglio, la bieta, il peporino, il cotto, e la Bologna. Ci mettiamo la Bologna, poi gli diamo già una tritata e dopo ci aggiungeremo il formaggio, i sale, pepe, noce moscata e l'uovo. Tanto gli diamo una fritata. Ecco, ora abbiamo già dato una prima tritata. Ora uniamo l'uovo. Poi ci grattiamo il formaggio. Usiamo parmigiano reggiano e un pecorino un po' saporito. Vive! Il pieno per i peperoni. Tu sarai per me. Ci aggiungo il pepe. Sale. E noce moscata. E riandiamo a tritare. Ecco, il pieno è pronto. Ora mettiamo olio nella teglia. Peperone e lo andiamo a riempire. Potete fare anche con un sac à poche, come vi torna meglio, come volete voi. Andiamo a riempire. E lo poggiamo sulla teglia. E così riempiamo la teglia. Ecco, abbiamo riempito i nostri peperoni e ora ci andiamo a versare sopra la passata di pomodoro. Così. E dopo le cuociamo in forno. Mi raccomando, non le mettete troppo alti che sennò bruciano. Anzi,
5 minuti di più a fuoco più basso che vengono meglio. Quando abbiamo messo il pomodoro e tutto, ci mettiamo anche un po' d'acqua. E un pezzetto di dado. Ecco a voi i miei peperoni ripieni.